Tu fai così per le visualizzazioni. Stai facendo questo perché sei invidioso di Greta Menchi. Risposta numero 1. Non mi dire che a te le visualizzazioni non interessano, perché se dici così sei un ipocrita. Sì, mi interessano le visualizzazioni. Sì, il mio canale è monetizzato. No, non sono l'unico che utilizza il nome di Greta Menchi e altri YouTubers per fare visualizzazioni. Ciao a tutti i Colors e benvenuti in questo video. Ho notato che al momento in cui io sto girando il video precedente non vi è piaciuto. E allora io mi domando, se io vi dico che attivate, se io vi chiedo di attivare la campanellina, se io vi chiedo di commentare, se io non vi chiedo di mettere like perché non voglio sembrare il solito acchiappalike, come mi devo comportare? Punto di domanda. Continuate a chiedermi tag su tag che poi hanno le stesse visualizzazioni. E allora, parliamo finalmente di quello di quello che viene recitato nel titolo. Che c'entra Greta Menchi a Sanremo come giurata? Come giurata? Il Festival della Musica Italiana, che ha fatto non so quante edizioni, sinceramente non le ho contate, mi pare che questa sia la 67esima, ma guarderò perché non lo so, sinceramente parlando. Cosa c'entra Greta Menchi a Sanremo? Ora, io non sto dalla parte di quelli che dicono è andata lì in cambio di prestazioni sessuali perché una bip e un'altra bip, no. Perché non vorrei che questi insulti fossero dettati dal fatto che si tratta di una donna, che è il mio sospetto atroce. Perché non ho mai sentito, o meglio, difficilmente ho sentito dire di un maschio famoso è andato lì. Invece un titolo di video di Issima 91 recita il fatto che qualcuno ha detto Greta Menchi è andata lì perché l'ha data. Prima di tutto è maggiorenne ed è libera di andare con chi le pare. Quindi la polemica non è questa. Non è assolutamente questa. E io non ce l'ho assolutamente con Greta Menchi, anche perché se io vengo invitato a Sanremo ci vado, non sono un ipocrita. Se io faccio 100.000 iscritti, 200.000 iscritti, 1 milione di iscritti, faccio più volentieri video, non sono un ipocrita. Se io guadagno, spendo, non sono un ipocrita. Magari mi faccio anche i capelli come Greta, non sono un ipocrita. Però cosa c'entra Greta Menchi a Sanremo? Cosa? In una giuria di esperti in teoria di musica italiana. Cosa c'entra? Lasciamo perdere poi l'idea che alcune vincite abbiano l'idea di sembrare decise, ma almeno la parvenza di invitare gente che ne capisce qualcosa. Fatela, mantenetela. Cosa c'entra Greta Menchi a Sanremo? Questa è la mia domanda. O meglio, in realtà io la risposta la conosco. Secondo me, Greta Menchi è una YouTuber seguita. Una YouTuber famosa. Una YouTuber che guadagna sicuramente fior di soldi. Perché
non è che le tinte costano due soldini, ve lo dice uno che ha tinto la sua barba, anzi se vi interessa un video sulla mia disavventura con la tinta della barba, fatemelo anche sapere qui sotto, va bene, così approfittiamo per prendere due piccioni con una fava. Però Greta Menchi è andata a Sanremo perché è famosa e quindi probabilmente il Festival aveva bisogno di audience perché sta perdendo colpi, perché ci sono troppe serate, hanno aggiunto la serata delle cover e non so che altro, perché io sinceramente non lo seguo questa cosa delle cover, sono sincero, me l'hanno detta perché io manco me lo ricordavo e quindi mi ho pensato, ma perché no, invitiamo Greta Menchi che è seguita da un sacco di persone, da me no, sinceramente. Infatti, se vedete, non ho inserito assolutamente pareri sui suoi video. Solo una cosa mi sento di dire: ho letto, per quanto riguarda Greta YouTuber, ho letto un commento di una ragazza che diceva: ha portato un format nuovo per l'epoca, ma stiamo parlando dei tipi di persone? A me non sembra niente di speciale, è vero che dici va bene Riccardo, anche tu hai fatto un video sui tipi di persone, ma l'ho fatto perché? Perché ho avuto la fortuna di collaborare con Cappalicious91, ciao Cristina, se mai vedrai questo video, ti ringrazio ancora una volta di aver collaborato insieme a me e giustamente bisogna trovare un video che piaccia ad entrambi e vedendo i video che fa Cristina, mi sembra, se non sbaglio, che fui io proprio a proporre perché non facciamo un video su tipi di persone in chat. Io faccio la versione gay perché mi piacciono gli uomini e tu fai comunque la versione con i ragazzi che ti corteggiano in privato. E disse ok, quel video ha più di 1000 visualizzazioni, oggi a me interessa, no? Non sono ipocrita, ho guadagnato più di 100 iscritti, pensavo anche di più visto che Cristina già all'epoca ne aveva tantissimi, però va bene così, non mi lamento. Solo che tutto è partito dal fatto che già stamattina ero incazzato perché ho visto che ho cercato di portare qualcosa di diverso con l'ultimo video e non vi è piaciuto per niente. E poi mi arriva anche questa notizia di Greta Menchi, giurata a Sanremo, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Va bene, io so che sarò insultato, so che verranno le bambine di 10 anni a dirmi brutto coglione, non capisci niente, non mi interessa, sono altre le cose che mi intristiscono, che mi dispiacciono. Ma come ho già detto, non sono ipocrita e dico che le visualizzazioni mi interessano, se lo può dire la diva del tubo, perché non lo posso dire io? Vi saluto, vi mando un bacio, vi ricordo se vi va di attivare le notifiche per non perdervi i miei prossimi video e di seguirmi sui social che trovate nell'info box. Ciao a tutti!